L'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. Nei primi giorni delle colonie americane, il Congresso Costituente si riuniva per esaminare i problemi del momento. Durante la discussione, Benjamin Franklin si alzò e disse: «Signor Presidente, sono settimane che barcogliamo nel buio, alla ricerca della verità politica, e non l'abbiamo trovata. Più vivo e più conosco, più credo che Dio governi nel mondo. Credo che Dio governi gli affari degli uomini, e se un passero non può cadere senza la sua attenzione, è probabile che un impero non possa sorgere senza la sua assistenza». Anche Lincoln credeva in Dio e gradì la riflessione di Franklin. Quando la strada è impervia e le nuvole sono basse, il carico sembra più grande di quanto possiamo sopportare. È bene sapere che dietro il buio sta Dio. Il rapporto padre-figlio è splendidamente espresso nel Salmo. Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso l'Eterno verso quelli che lo temono, perché Egli conosce la nostra natura e si ricorda che siamo polvere. Un giorno d'estate, un uomo stava pescando sulle rive verdi di un fiume dalla forte corrente. Nelle vicinanze c'era un piccolo pontile di attracco, piuttosto fragile, che qualcuno aveva costruito conficcando dei pali nell'acqua bassa e inchiodando alcune tavole sui pali. Improvvisamente un ragazzino scese di corsa lungo la riva del fiume e uscì sul pontile fragile e traballante. Guardava verso la parte alta del fiume e agitava freneticamente un fazzoletto. Il pescatore guardò in quella direzione e vide un grande battello fluviale che si muoveva velocemente attraverso la corrente. Il ragazzo stava evidentemente salutando qualcuno sul battello, come se si aspettasse che la barca si fermasse e lo raccogliesse. «Sei pazzo, figliolo?» chiese il pescatore. «Quella barca non si fermerà mai per te», ma con sua sorpresa notò che la barca cambiava rotta e si avvicinava gradualmente alla riva. Si avvicinò abbastanza all'approdo traballante, fino a spingere una passerella verso il fragile molo. Il piccolo corse con gioia sulla barca e mentre la passerella veniva ritirata e la barca si allontanava lungo il fiume, il ragazzo gridò al pescatore: «Non sono uno sciocco, signore. Il mio papà è il capitano di questa barca. Se Dio è nostro padre e noi siamo suoi figli, perché non dovremmo fidarci di lui, sia nelle avversità che quando tutto va bene? Ripetiamo ogni giorno, in ogni momento: Dio è il capitano della mia vita, mi fido di Lui. E poi viviamo ogni momento della nostra giornata con questa certezza. Che Dio ti benedica!»